forte Buffon oggi sulle sue parole. Questo primo passaggio, poi ce n'è un altro. Buffon sulle sue parole. Perché è innegabile che abbiamo avuto, ho avuto, non abbiamo, ho avuto, parlo in prima persona, l'ennesima conferma che è così. Che alla fine le persone per bene, che per certe, per quel che riguarda certe situazioni, hanno la coscienza a posto e non hanno scaletti dall'armadio, non possono dire il proprio pensiero, punto. E no, l'ha appurato, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche questa volta che è così. Prima cosa, ecco, da preservare sia sempre la democrazia, la libertà, compresa quella di pensiero degli altri. E per cui uno poi di conseguenza accetta le critiche, accetta tutto quello che ne scatena, però nella vita bisogna anche prendersi delle responsabilità e me le sono sempre prese. Allora, queste le parole di Buffon. Inquietante. Sul suo sfogo rivendica il fatto di non avere peli sulla lingua, non che sia per forza un merito, no? Se poi si dicono cose gli non condivisibili. Di parlare, però deve anche accettare che chi sente le sue parole poi le commenti e dica, no, quello che pensa. La libertà, la democrazia. La maneggia, io non lo porterei ai mondiali, mi sembra sì, maneggiare. È fuori, maneggiare. Si vede che è in una situazione mentale anomala. Ma io mi ricordo, ricordo qualche anno fa quando si scandalizzò, urlava i 420, si metteva le mani nei capelli. Il problema, avete fatto il titolo su Fogo, allora, Fogo Buffon, non mi capite? C'è. Non lo ha capito molto neanche l'autorità giudiziaria, perché stanno pensando a interrogarlo. Poi li riconosco, ma tutti dicono. Allora, probabilmente lui aveva una specie di strategia comunicativa in testa. Voleva dire che un conto è questi due feriti meglio che un morto, la piccola combin che c'è, l'accordo reciproco e via dicendo. E un altro conto è invece il denaro riciclato internazionale. No. Cioè, ma l'ha detto nella maniera sbagliata. No, non è così, Bruno. Ma sì, infatti perché? L'ha detto lui. Franco, guarda, confondiamo le due cose. Franco, la cosa più semplice, Buffon... ha sbagliato già perché non doveva fare questa premessa. La cosa più semplice.